Lì sul pallone c'è già Adorante, tra poco andremo dalla nostra Giada Giacalone a bordo campo. È l'Inter a dare il calcio d'inizio. Subito un lancio lungo a cercare direttamente il gioco, subito un'opportunità importante. Parte Salcedo col destro direttamente in porta, coi pugni respinge Saro, poi rischia il pasticcio Said. Poi però altro regalo dell'Inter e allora prova a partire Bozza, ma punta verso l'area di rigore, prova addirittura il tiro e non passa neanche così distante dal palo. Ancora Perrizzo, a testa alta preferisce tornare dal compagno di reparto, vedete praticamente tutta l'Inter nella metà campo offensiva. Zappa, preso alto, preferisce andare in profondità da Gavioli che adesso si è spostato sulla destra, è lui l'uomo in più che cerca di dare superiorità numerica all'Inter. Buono il pallone di Schiro dentro Adorante! Inter in vantaggio al nono minuto, che invenzione di Schiro dentro per Adorante, tutto molto facile per il numero 9 interista. Inter 1, Empoli 0. Fantastica questa palla filtrante da parte di Schiro, tra l'altro in una rotazione di posizioni col compagno di reparto Pompetti. Schiro, che stava giocando prevalentemente a sinistra, viene a destra col mancino, disegna una traiettoria fantastica su cui Adorante esegue un buon controllo e freddamente batte il portiere dell'Empoli. Pallone delicatissimo a cercare l'ampiezza alta del campo, in questo caso su Salcedo. Occhio a Ricci, posizione di trequartista. Scambio sulla sinistra per Zelenkovs. Buono il pallone in mezzo. Ancora una volta un po' insicura la difesa interista. Allora la prende il gol di Said Adam. 1-1. Empoli che pareggia. Beh, molto bravo qua Said a spostarsi la palla sul mancino. Colombini un po' lontano per potergli stoppare il tiro. Ha trovato una traiettoria molto insidiosa sul quale Dekis non è riuscito ad intervenire. Siamo stati profetici. Occhio a Said, occhio a sottovalutare Said. Anche qua abbandonato da solo, ha puntato Colombini, ha mirato la porta, l'angolino era quello giusto. 1-1, Empoli che la pareggia al Breda. Said, per chi ha visto le partite, parte il cross di Pompetti sul secondo palo, pallone che resta lì, è incredibile come l'Inter non riesca a buttarla dentro. Quando hai un sistema difensivo in parità numerica con un 3 contro 3, è chiaro che libera lo spazio tra le linee se viene saltata la prima linea di pressione. Salcedo, poi cross in mezzo di Colombini, pallone sbucciato, Schiro, traversa! Aveva tutta la porta aperta, pallone che non è ancora uscito. Hanno cambiato un po' il volto alla formazione nero-azzurra. Pallone che resta lì, tenta la scivolata Salcedo, in realtà manca completamente il pallone, prova a distendersi l'Empoli ma già perso palla e allora occhio ancora a Schiro. Mancino in mezzo a cercare Mero, la di petto, Adorante si gira! Adorante! 2-1 Inter, doppietta di Adorante, gran gol di Adorante, ancora una volta spalle alla porta, ancora una volta gol, Inter 2, Empoli 1. Ma che bravo qui Adorante, spalla alla porta a coprire palla evitando l'intervento di Canestrelli e a girarsi di prima sentendo la porta. Ecco, questo è un classico movimento da attaccante che senza vedere la porta la sente, sa che lì si gira, fa perno su se stesso sfruttando la spinta positiva in questo caso del difensore dell'Empoli e trova un gol meritato rispetto a quanto visto in avvio di secondo tempo. Adorante! Spalle alla porta ancora, questo di... come se volesse trovare anche il colpo che potrebbe rappresentare il KO. E allora occhio a Salcedo sulla sinistra, ancora Salcedo si accentra, al destro facile, Salcedo, 1-2 mortale, Inter 3, Empoli 1. Un gol bellissimo di Salcedo, Gavioli taglia tutto il campo portando palla, allarga sul compagno, Salcedo porta palla dentro, mirino aperto sul secondo palo e piatto interno di Mancino, imparabile per Saro. Salcedo time, l'ha presa lui e poi ha mirato l'angolino, 3-1, grande qualità di questo ragazzo, guardate come l'ha messa. Saro aveva anche intuito, non è riuscito a chiudere l'angolino. Inter 3, Empoli 1, incredibile come l'Inter ad uscire sarà il numero 8 invece per Retta, questa è la decisione di Lamberto Zauli. Il lancio lungo di Schiro a cercare Gavioli, a trovare l'intervento di Saro, poi la porta è vuota e Merola calcia in porta, ma Saro ha recuperato, la sparacchia via, poi Roric di testa, si infila Merola alla grande, Merola alla porta spalancata, ancora Merola calcia fuori, ancora Merola.
non l'ha trovata. Seconda opportunità per Merola, che sicuramente ha portato però vivacità alla terza opportunità. Merola si toglie la soddisfazione del gol. 4-1 Inter, il timbro di Merola sulla partita. Inter letteralmente trasformata in questi primi 17 minuti del secondo tempo. Zappa sfonda benissimo sulla corsia di destra, offre una palla fantastica, tagliata forte e veloce davanti alla porta, e a porta vuota Merola deposita in rete. Terza opportunità per Merola, arriva il gol alla fine, quello più facile paradossalmente. E allora Inter 4, Empoli 1, il gol di Merola, rivediamo, sicuramente da lodare l'iniziativa di Zappa sulla destra. Tutto facile poi per Merola, che si era inserito bene. Manca l'intervento a Saro, che ha tanto campo e decide di prenderselo. Arriva praticamente quasi a ridosso dell'area di rigore Zappa, la mette dentro, prende su Gavioli, Gavioli dentro per Merola, parola che resta lì a Durante, poi ancora Merola, Merola lì indietro, ci prova la conclusione. Pronto il calcio d'angolo di Schirò, la prende di testa Said, pallone che però torna da Schirò. Schirò trova dentro Gavioli, Gavioli rischia, poi Schirò, calcio in porta! E con un pizzico di fortuna l'Inter riesce ad arrivare al 5-1. Dovrebbe essere stato un autogol. È vero, un po' di fortuna, perché la deviazione è risultata decisiva per segnare il gol. Però è chiaro che anche qui l'Empoli un po' troppo passivo, una palla di riferimento in campo. Burgio, buono il suo cross sul secondo palo. Pallone che resta lì. In testa Bergani, ci ha provato ancora Burgio, e poi il tiro e gran parata di Saro, vicinissimo al gol del 6-1 con Roric l'Inter. Tecnico, molto molto rapido, con ottimi filtranti. Vicinissimo infatti al gol del 5-2 l'Empoli, con Balde che si era infilato. Se è un tiro più forte vedo Rizzo che allunga la barriera. Bisogna inquadrare magari l'angolino, infatti fa proprio così. 6-1, Merola, doppietta per lui. Guarda, il merito è sicuramente nell'esecuzione tecnica da parte di Merola, però vedi che anche adesso vado ad abbracciare Rizzo, perché gran parte del merito per questo gol ce l'ha Rizzo, che ha allungato, come dicevamo, proprio in diretta la barriera, consentendo al pallone di passare. Ha inquadrato l'angolino Merola. Vediamo proprio qui come si è spostata la barriera, facendo passare il pallone. La messa fil di palo da un 6-1 entrambe, uno dato e uno preso però. Sicuramente avranno stati d'animo completamente diversi, ma è chiaro che il derby anche a livello di settore giovanile ha la capacità di sfuggire a qualsiasi previsione, a qualsiasi pronostico.